Vi leggo un brano dal mio primo romanzo in assoluto, che si intitola Bologna all'inferno, edito da Giraldi editore ed uscito nel 2010. Si parla di polizia locale o polizia municipale. È un brano di un romanzo di fantasia, ma l'episodio in realtà è accaduto davvero durante la mia esperienza lavorativa ventennale. Codice emergenza, ripeto, codice emergenza. La voce isterica della gente della municipale entra con prepotenza nella conversazione che Marco sta tenendo con il collega Carracci. Parlano dell'ultimo Moretti, il regista. Sono entrambi appassionati quando si parla di cinema, anche se Marco non va più al cinema, se non quando nel piccolo cinema di paese, che dista un chilometro da casa sua, arriva una prima visione interessante. Sono intenti in questa disanima di Moretti, aspettando con rassegnazione, frutto di grande allenamento, l'arrivo di una squadra di manutenzione che deve chiudere una buca al centro del marciapiede. La centrale radiooperativa, appena ricevuta la chiamata d'aiuto, cerca di capire chi è in difficoltà. Che è Alfa 6? Dove sei? Cosa succede? chiede alla la collega della centrale. Sono Alfa 6 del quartiere Porto. Stiamo inseguendo un uomo bianco italiano alto 1,75 m, maglietta bianca, coda di cavallo, ha appena aggredito un'anziana, derubandola della borsa e facendola cadere. Il fuggitivo ha un coltello e sta correndo lungo via Marcone direzione centro. A tutte le pattuglie della zona centro andate in ausilio all'alfa 6 che sta inseguendo una persona italiana con maglietta bianca che ha appena aggredito un'anziana. Attenzione, ha un coltello. Marco prende la radio, Alfa 11, lasciamo la buca. Siamo a 100 metri dalla zona, diamo in ausilio alle colleghe. D'accordo, risponde la collega della centrale. Altre due pattuglie rispondono alla chiamata. Marco e Carracci salgono veloci sulla punta di servizio e Sirene spiegate vanno a cercare il fuggitivo lungo via Marconi. Vedono a metà strada un assembramento, scorgono le colleghe appiedate e le raggiungono in pochi istanti. Dove è andato? chiede Marco scendendo dall'auto seguito dal collega subito dopo. La collega Paonazza, con il fiatone, indica una stradina che si perde nei vicoli dietro via Marconi. Alfa 11 per la centrale, il fuggitivo si è diretto verso via Polese. Continuiamo a cercarlo. Intanto l'adrenalina la sale, il sangue scorre, Marco si infila i guanti e corre verso il vicolo. Persone intorno a lui indicano il cammino, urlano cose. È andato di là, ha un coltello. Marco non vede nessuno, corre, sente la paura la necessità di prendere questo stronzo, sente che adesso tocca a lui e al collega che non possono scappare, sono nella situazione e non sanno ancora cosa troveranno. È entrato nel mio portone, gli urla un nuovo anziano, eccitato e spaventato. Tutti danno per scontato che adesso tocca a te. Ma io non ero il vigile, quello che faceva le multe e aiutava gli anziani ad attraversare la strada. Cosa volete da me ora? Così pensa Marco e guarda per un attimo Carracci. Si fida del suo collega, giovane e forte, e sa che gli coprirà le spalle, ma non sa ancora da che cosa. Nell'atrio, tracce di sangue. Marco pensa subito all'AIDS, alle patite, al fatto che lo pagano troppo poco per rischiare tanto. Sale le scale, sente sopra di lui urla, un rumore di piedi che salgono, gradino sopra gradino, verso l'inevitabile fine della corsa. Marco arriva con il fiatone al penultimo piano ed estrae l'arma dalla fondina. Non mette il colpo in canna. Spera che basti mostrarla alla persona per dissuaderlo da qualsiasi colpo di testa. Sale piano gli ultimi scalini e sente il respiro pesante di Carracci dietro di lui, che in mano ha la paletta di segnalazione che brandisce come una sfollagente. Il fuggitivo è ferito, ha graffi profondi sulle braccia nude. È caduto durante la fuga, perde sangue da diversi tagli che si è procurato. Siamo arrivati, dice Marco, con tono fermo ma tranquillo. Adesso fai il bravo e vieni con noi, così ti curano e poi ci racconti che cosa è caduto. No, io non mi muovo di qua e se ti avvicini ti taglio la gola, vigile di merda e non credere di farmi paura con quella pistola, tanto lo so che non spari. Tu sei molto sicuro di te, ma adesso cosa pensi di fare? Vuoi ferire me, il mio collega, poi credi di riuscire a scappare, sotto stanno arrivando quelli della polizia di Stato e ti assicuro che loro saranno meno carini di noi. La distanza fra le tre persone è relativa, due metri. Marco non pensa, guarda negli occhi il tossico, vede orbite nere, senza espressione, la disperazione di chi ha poco da perdere. Sta pensando il tossico, segue percorsi interiori imperscrutabili, fa valutazioni che Marco non può nemmeno cercare di intuire, poi ad un tratto si siede, continuando a tenere un coltello da cucina in mano. Come ti chiami? chiede Marco. Mi chiamo Athos e non cercare di far l'amico, anche tu mi vuoi fregare, risponde il tossico. Hai pochi secondi per decidere cosa fare, poi noi ti veniamo a prendere. Lascia perdere il coltello e ti prometto di comportarmi correttamente. Athos è stanco, ha corso sulle gambe magre, trascinando un corpo tutto ossa per rubare poco spiccio a È un morto che cammina, ma Marco devo farla desistere. È il suo unico obiettivo adesso. Prometti di non picchiarmi, chiede Athos. Parola di vigile. Vero collega che ci si può fidare di me. Come nel nostro presidente del consiglio, risponde Carracci, e Marco con grande fatica riesce a non ridere in faccia al tossico. Atos fa cadere un coltello da cucina spuntato e sudicio e si lascia andare a un pianto incontrollabile. I due agenti gli saltano addosso, dopo averlo steso a pancia in giù gli mettono le manette. Atos li lascia fare, conosce già la scena, deve averla vissuta tante volte ormai. Questo è l'ennesimo corollario del suo personale inferno quotidiano. Marco suda e sbuffa insieme a Carracci. Mentre portano Atos fuori del condominio. Fuori c'è una piccola folla di curiosi che li guarda passare e commenta rumorosamente. Adesso l'adrenalina può scemare. Il sangue tornare a seguire i suoi corsi regolari. E Marco pensa che questa sarà una giornata lunga. Finirà a notte fonda. Domani è domenica. Se riesco ad arrivare a casa mi barico dentro. Sono le nove e mezza di sabato mattina. Si sentono le sirene sempre più vicine.